Riccardo Rossi ci riprova, c'è già stata la prima esperienza, ora però con una coalizione allargata. Si dice che questa è la coalizione di sinistra, perché? Ma questa è una coalizione che ha sicuramente dei valori nella sinistra, nella solidarietà, nel rispetto dell'ambiente, nella lotta alla povertà, e su questo ci siamo e ci saremo. Però è anche una coalizione che guarda al futuro, e per questo l'abbiamo chiamata Brindisi Smart, perché oggi in Europa le grandi città vanno verso le smart city, verso le città intelligenti, e Brindisi ha tutte le potenzialità per esserlo. Deve essere una moderna città europea, non un paese di 90.000 abitanti lasciato a se stesso e ai suoi problemi, perché questo è successo negli ultimi 15 anni a Brindisi. A chi noi la invece definisce il candidato del no, che cosa risponde? No, noi infatti assolutamente, noi siamo invece intransigenti. Siamo intransigenti sulla questione morale, sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto delle persone, e siamo e vogliamo e siamo intransigenti sulla capacità di guardare al futuro senza farci vincolare dagli interessi di chi invece vuole trattenere nel passato questa città. E allora noi diciamo una cosa, che tutti i nostri programmi, tutte le idee non potranno essere realizzate se non cambiamo, se non abbiamo una classe dirigente in grado di rappresentare questa voglia di cambiamento, di non essere compromessa con i disastri del passato. Se in questa città due degli ultimi tre sindaci negli ultimi 15 anni finiscono in carcere, finiscono la loro esperienza con un arresto, beh, evidentemente non è un episodio. C'è un sistema a Brindisi, c'è un modo di fare politica a Brindisi che non va. Questo modo deve essere sconfitto assolutamente. E quello che vediamo oggi, che leggiamo sui giornali, manifesta una piena continuità col passato. I portatori dei voti, il trasformismo, c'è gente che litiga la mattina, fa pace a mezzogiorno e litiga la sera, transitando da uno schieramento all'altro, uno spettacolo indegno che non può essere tollerato da questa città. Noi presenteremo delle liste senza portatori di voti, nessuna di questa gente sarà presente nelle nostre liste. Questo assicurerà a tutti i cittadini che abbiamo l'assoluta volontà di cambiare questa città e proiettarla nel futuro.